Siamo l'ufficio giovani del Comune di Bologna e con voi siamo riusciti a inaugurare questo nuovo filone che abbiamo chiamato Viaggi di Coscienza. Abbiamo detto, ma noi ci dobbiamo inventare qualcosa di nuovo, anche perché con la pandemia i ragazzi poi insomma cambiano così velocemente. E quindi abbiamo detto, inventiamoci qualcosa di nuovo, qualcosa che tocchi più le coscienze. Sono appena tornato dal viaggio in Algeria, in Sahrawi. Mi ha spinto a fare questo viaggio, appunto l'idea di conoscere nuove culture principalmente. Io studio antropologia, cioè studio educatore. Avevo tanta voglia di libertà e coincide anche con il mio percorso accademico e professionale. Quindi avere la possibilità di andare per la prima volta in un continente nuovo e conoscere un popolo da vicino è stato quello che mi ha spinto a partire. L'Africa in generale mi ha sempre affascinato tantissimo, quindi ho colto questa occasione insomma per imparare qualcosa. Fin da quando sono bambino sento racconti magari di cugine, di amici, di famiglia che tornano da queste missioni e ne ho sempre cercati. La voglia di mettermi un po' alla prova, andare a vedere un po' quelle tematiche che non sono mediaticamente note, ma che sono realmente importanti, che influenzano la vita delle persone. Mi sono buttato e abbiamo fatto e niente, è andata alla perfezione. I ragazzi sono stati fantastici, tutti, hanno bisogno di uscire da questo mondo che abbiamo noi qui per capire quello che sta succedendo al di fuori. Perché è una situazione, come tante al mondo, drammatiche, di guerra, di conflitti, di povertà. Questo viaggio mi ha lasciato tantissime cose, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista della cultura di questo popolo. E sicuramente rivedere le foto in questi giorni, vedere tutti i sorrisi dei bambini, degli adulti e anche vedere il calore con cui ci hanno accolto è qualcosa che continua anche e continuerà probabilmente nei prossimi mesi a scaldarmi il cuore. Non è tanto la sua assenza ma quanto la presenza di quello che è stato che ti porta un po' probabilmente a sentire della malinconia per le situazioni e le cose viste. Questo è stato un viaggio abbastanza molto toccante, quindi ha avuto ancora più impatto infatti tornare a Bologna e tornare alla normalità. Siamo riusciti a parlare con moltissime figure istituzionali che ci hanno educato, insegnato tutta quella parte di storia della quale prima di andare nei campi non ero per niente cosciente. È molto diversa la situazione, così pensare alla politica come un Sahrawi è molto diverso che pensarla come un italiano. La proposta di un viaggio di coscienza dove chi parte non è già a conoscenza della causa ma va lì e scopre tutto vivendo come vivono in quella parte del mondo lì. Quello mi ha colpito, sapevo che poteva essere un lato interessante e si è rivelato quello che è un po' più mi ha lasciato qualcosa. Mi ha lasciato un esempio di resistenza, di forza grandissimo e una voglia di raccontare una voce che purtroppo non è ascoltata. Ha questa sensazione di tempo sospeso che c'è nella Mada, nel loro deserto. La maratona mi porta a casa gli sguardi dei bambini, le risate, tutto, davvero tutto. Mi sento proprio totalmente cosciente e consapevole del problema, molto più informata e molto anche più diciamo capace di diffondere la conoscenza, di poterlo raccontare, di poter far conoscere ad altri il problema. Abbiamo usato un po' i ragazzi come cavie, lo sapevano benissimo e credo che il fatto che stiate restituendo questi racconti per noi sia uno stimolo ad andare avanti. L'idea nasce perché crediamo che il Comune di Bologna abbia una tradizione di viaggi consolidata che hanno aiutato Bologna, che se Bologna è quello che è anche grazie alla contaminazione di culture. C'è un tema anche di crescita. Secondo Rousseau l'ultima esperienza di crescita di un individuo era il viaggio. Dopo questa esperienza avremo un adulto.